Devo riconoscere che hanno un talento incredibile in scena. L'atmosfera è fantastica. La prossima volta che ripassiamo lo facciamo qui. Ho cominciato a farmi strada tra la gente quando ho sentito una mano afferrarmi il polso con fermezza. Salve! Castie! Senti, non vuoi che andiamo a parlare in un posto un po' più calmo? Sono curiosa di sapere cosa ha da dirmi dopo tutto questo tempo. Mi è davvero piaciuto il concerto. Capisco, hai un appuntamento? Bene, ti lascio tornare alla tua serata, a uno di questi giorni. Ehi, Castonello! A quanto pare c'è gente che sembra godersi la serata. Riaccompagniamola a casa, così potremo parlare strada facendo, Alex. Accidenti! Gianni, poverina, l'ho piantata proprio in asso. Stavo scostandomi quando ho riconosciuto una voce in fondo alla strada. Vedo due persone che si allontanano. Non è possibile, eppure te l'avevo detto. Che diavolo combini? Portami a casa. È la terza volta questa settimana. Non ce la faccio più. La prossima volta io. Senza volere ho camminato verso di loro per sentire meglio. Stanno girando in una via laterale. Io credo che io. Ah! Ambra è scivolata nelle braccia di Nathan all'ultimo momento. Si direbbe che ha perso conoscenza. Ma che serata fantastica, Cioè, ragazzi! non succede di tutti i colori. Devo aiutarla. Ambra! Sono corsa da loro senza riflettere. Ho afferrato un braccio di Ambra e aiutato Nat a mettere sua sorella seduta sul marciapiede, con la schiena appoggiata contro il muro. Nat si è chinato su di lei. Le Diamine, Ambra, svegliati ora, torna in te. ho passato la mano sulla fronte, imperlata di sudore, per levarglielo. Cosa? Vuoi che chiami il... Io. Cavolo! Ambra, stai bene, mi senti? Lei delicatamente ha preso la mano e posato due dita sul polso per controllare il battito. Sì, sto bene, va meglio. Vuoi che chiami il pronto soccorso? Vuoi un bicchiere d'acqua? Ned si è diretto verso di me, tralunato, come se si fosse accorto appena allora della mia presenza. Ho Cosa ci fai tu qui? Che visto che avevate un problema, sono corsa più in fretta che ho potuto. in quel stupido, eh? Cioè, uno ti offre un aiuto perché tua sorella sta male, fai aiutare fine. Non abbiamo bisogno di aiuto. Aiutato Ambra ad alzarsi. Posso con... Se vuoi renderti utile, torna da te e chiudi il becco. Evita di raccontare a chiunque quello che è successo. Detto questo, ha girato i tacchi e se n'è andato tenendo Ambra stretta alla vita. Sono rimasta sola in strada per qualche minuto, un po' scioccata da quanto era successo. Probabilmente Ambra ha bevuto un po' troppo. Spero che... È stata la gara in nascondino più lunga del mondo. Chani, mi dispiace davvero tanto. Non ti preoccupare, ho avuto l'occasione di discutere con il batterista del gruppo. È stato simpatico, sono uscita un minuto fa. Approvo, Chani, approvo. Con il batterista dei Crossthorn? Ma non ti ho vista all'interno. Ma a un certo punto mi sono chiesta se una creatura mitologica non ti avesse risucchiata nel fondo della toilette, quindi sono andata a vedere. Poi, quando sono uscita senza averti trovata, mi sono imbattuta in questo tipo che mi ha fatto i complimenti per le scarpe e una cosa tira l'altra. Un futuro appuntamento in vista? Un appuntamento con un tipo che confonde Alice Cooper e Alice in Chains? Io non se ne parla proprio. Avrei dovuto aspettarmelo, finirei per trovare la persona giusta. Però adesso torno a casa, ho freddo e non voglio mai continuare a leggere il mio nuovo libro sotto le coperte. Vengo con te. Penso di aver avuto abbastanza emozioni per stasera. È per questo che sei così sconvolta? Mi chiedevo perché fossi così pallida quando ti ho vista. Già. Che Dai, andiamo. freddo. Abbiamo accelerato il passo verso l'università. Ora rabbrividito. Più cammino e più fa freddo. Che freddo da queste parti. Serata piuttosto strana. Appena siamo arrivate ho sentito delle onde negative. Che vuoi dire? A volte le sento, e forse è una notte di luna discendente. La guardo un attimo. Che pazza sei. Scusa, mi piace troppo far credere a cose del genere. Mi fai ridere. Erkel? Chani? Alzo la testa. Buonasera, professore. Buonasera. Siete state anche voi al concerto? Sì, come fa a saperlo? Perché ho l'impressione che ultimamente non si sia parlato d'altro. Scusate, ma sono davvero stanca. Vado. Sei sicura? Aspettami, ti accompagno. Non ti preoccupare, ci si vede in settimana. Buonasera, professore. Buonasera, Chani. E anche mentre andava via, ha continuato a fissare il cielo. Ho visto che scriveva qualcosa sul suo diario prima di sparire dalla mia vista. Scusami, non avrei voluto interrompervi. Non si preoccupi, Chani è fatta così. Insomma, per tornare al concerto, ne parlavano tutti, anche i professori. Davvero?
Non bisogna pensare che noi professori, dall'alto delle nostre cosiddette alte sfere, non abbiamo gli stessi interessi che avete voi. Sta tornando a casa, quindi? Ho proprio l'impressione che siamo destinati a incontrarci al di fuori di un'aula. Ovviamente, professore, si direbbe già. A proposito, visto che ne parliamo, ho notato che era assente oggi pomeriggio. È vero, ho l'intenzione di recuperare la lezione il prima possibile nel weekend. Di cosa si trattava esattamente? Dell'assenza. Che strano, ma seriamente? Il caso non esiste, non è vero? Era questo davvero? Sì, ovviamente. Oh my God. Ho sollevato la questione. In che modo il sentimento d'assenza è stato tradotto nelle opere recenti? Come far sentire attraverso un oggetto presente il fenomeno dell'assenza? Le spunte di WhatsApp, guarda, che ti devo dire. Interessante. Vero? Io trovo che il professore se la cavi piuttosto bene nella scelta degli argomenti. Non vorrei offenderla, ma il professore parla di sé alla terza persona. Per di più lei ha il senso dell'umorismo. Mi capita. Molte poche volte ti capita. I miei studenti sono decisamente molto migliori di me. Della grammatica italiana sicuro. Peccato che la migliore di loro si sia fatta passare per malata oggi. La migliore? Sono arrossita immediatamente. Non è rossisca. È qualcosa che dico a tutti i miei allievi per fare in modo che non saltino le lezioni. Ah, ecco. Questa frase ha solo peggiorato le cose. Mi sono messa a ridere imbarazzata. Ogni volta che ci incontriamo è solo in strada e fa buio. Cerchi in ogni caso di essere prudente. Ho tirato fuori il flaconcino dello spray e il peperoncino che avevo in borsa da quando me l'ha regalato. Ancora il nastrino? Vuol dire che non ho avuto bisogno di usarlo. Già, mi piaceva il tocco di design. Non ho avuto il coraggio di toglierlo. Mi auguro che conserverà il nastrino e che continuerà a rimanere intatto nella sua borsa. Qui non c'è da temere, sono all'interno del campus. Ma dove? Sei fuori? Non si sa mai su chi ci si può imbattere. Per il momento mi imbatto solo in lei, quindi sono piuttosto tranquilla. Ed è qua che ti sbagli. Ma io ho compreso. Lei non sa veramente chi sono. Ma sono disposta a scoprirlo. Sono stata un po' troppo diretta questa volta. Sì. Mi sono morsa la lingua, dandomi interiormente dell'occhetta. Ma anche un'oca proprio. Stai flirtando brutalmente con un professore fuori dall'università? No. Che diavolo sto facendo? È il mio professore! Ma anche tu dovresti essere la sua studentessa in teoria, ma lui sembra che non gliene freghi niente. Anch'io, io... mi piacerebbe sapere di più su di lei. Lei mi intriga, Erkel, è speciale. Il mio respiro si è fermato di colpo. Ho sempre saputo che era diverso. Non ho mai parlato con un prof come parlo col professor Zaidi. A meno male! Anche perché, diciamo, gli altri non è che sono sto tripudio di bellezza. No. Ho pensato che tutti provassero la stessa cosa con lui. Però c'è questa elettricità costante che ci unisce quando siamo uno di fronte all'altro. E adesso lo so, non è un'illusione della mia mente, è reciproco. È lei che è speciale, signore. L'ho pronunciato quasi sussurrando. Ci osservavamo come se ci vedessimo davvero per la prima volta. Siamo in sintonia, lo sento, anche lui lo sente. Quando parliamo, tutto è facile, scorrevole. E poi il fatto di imbatterci regolarmente l'uno nell'altra non è banale. Io ribadisco come con Yelin. Ci lavora lì, ci abita. È ovvio che lo incontri. È assai sorprendente. Ho sempre avuto voglia di fare uno scanner della sua mente per sapere cosa pensa. Come adesso, in questo momento preciso. La testa vuota? Il problema non c'è. Che vuoi dire? Inciampo sulle parole. Non riesco a staccare il mio sguardo dal suo. Lei mi dà l'impressione di analizzare continuamente ogni frase che pronuncio. Ma dove? Il suono della sua voce si è affievolito, sino a diventare un sussurro. E questo ha destato la mia curiosità fin dal primo giorno. Ho voglia di sapere a cosa penso adesso, in questo momento. Ma qua ha copiato Twilight. Penso a lei. Ho guardato le sue labbra. Aveva l'herpes. A me? È così. Penso a fare e a dire cose che non dovrei né fare né dire. Anche quello che sta dicendo non dovrebbe uscire dai suoi pensieri. In regola generale. Lei sta facendo la stessa cosa. Io non vi sto più capendo. Non ha senso questo dialogo. Lo so, io non avremmo mai dovuto toccare questo argomento. Sono io che sono il responsabile. Sarebbe meglio che noi. Ho la sensazione che siamo uniti da un filo sottile come un capello e che uno di noi rischi da un momento all'altro di rompere questo legame così fragile.
Ho espresso oralmente questa sensazione di stretta allo stomaco ogni volta che lo vedevo. Sei eruttato? In che senso? Ho espresso oralmente? Non lo so. Questa sorta di attrazione costante che provavo. Capisco cosa succede senza afferrare quello che provo. Non sono innamorata, ma sono in una specie di ebollizione continua quando lo vedo. Fa parte di me. E adesso so di non essere la sola a provare tutto questo. Sì, è passata una mano nei capelli un po' nervoso. È meglio che lei torni in camera. La lascio. Abbiamo rotto. Ha voluto passarmi a fianco e sfiorandomi la sua mano ha accarezzato la mia senza volerlo. Ho trattenuto la sua mano. Se se ne va adesso, non torneremo più sull'argomento. No, non avremmo dovuto. Davvero, siamo già andati troppo lontano. Sono il suo professore. Ha liberato la mano dalla mia stretta. Sì, in tutto ciò, sai qual è la cosa assurda? È che in teoria, essendo tutta l'università al bar, vuol dire che tutta l'università pian piano sta ritornando all'università. Quindi in teoria potevo vederci in 2000 persone. Lui sembra enorme, non so perché sembra super palestrato, un mezzo vampiro, però no, lui sta normale. No, è linea come illustrazione, avevamo fatto tanti meme sul fatto del braccio. Perché è enorme. E si è allontanato in fretta verso l'uscita dell'università. Quello che è appena successo è irreale. Bene, andiamo a letto e facciamo finta che sia un sogno, come molte altre cose. Ho improvvisamente preso coscienza del luogo in cui ci trovavamo e delle persone che avrebbero potuto osservare il nostro incontro. Ho alzato la testa. Nessuno. Il luogo è vuoto. Grazie a Dio. Io? Che cosa è successo? Ma tu hai vuoti di memoria. Cosa, non sei malata? Al mal di pancia è subentrato il panico. Il mio prof. Il mio professore. Erika, lei è un professore. Ho scosso la testa, come per scacciare il ricordo di quello che è appena successo. Ancora affannata, sono corsa a gambe levate fino ai dormitori. Questa serata è stata strana. Ho rivisto le immagini scorrere nella mia mente. Nat e quel tipo, prima di entrare nel bar, era con quel tipo. Parlavano insieme. Sa benissimo che è uno di quelli che mi hanno aggredita e va in giro con questa specie di individui loschi. Questa immagine mi era quasi passata di mente con tutto quello che è successo dopo. Non posso crederci. E dopo, con Ambra, ma accidenti, cosa succede? E Rosa, spero che i ragazzi abbiano potuto riaccompagnarla da lei senza problemi. Ero davvero sbronza. Ho riso ripensando alla scena. Quando penso al momento in cui ha parlato a Castiel, avevo l'impressione che ci osservasse dall'alto della sua torre d'avorio. Inaccessibile, impassibile. Sono entrata in camera. Sono arrivata a letto, trascinando i piedi. Non ho neanche la forza di struccarmi. Uff, e ho completamente trascurato Chani. Poverina, non la merito come amica. Oh, finalmente l'hai capito. Quella donna lì si merita di meglio. È sempre contenta di vedermi, non si lamenta mai. Io sono un idiota. Ho stretto le coperte tra le braccia, inspirando profondamente. Poi ho soffiato come per sbarazzarmi di tutti questi pensieri. Altrimenti mi metto a rimuginare tutta la notte, mi conosco. Dormi, 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 dormi adesso. Ho chiuso gli occhi e ho rivisto Ambra cadere nelle braccia di Nat, prima di conoscenza. Dormi, Erkel. Chiudi l'episodio. Signori, ci abbiamo fatto un parto fino a questo episodio. E tutto per rivedere Castiel alla fine. Cioè, è successo il pandemonio prima di arrivare al concerto. È successo il nulla e il pandemonio nello stesso momento. La cosa che mi ha dato più fastidio, penso fosse Alexi, che ogni 3x4 cambiava idea. E il comportamento da Dolcetto nei confronti dei Chani. Diciamo che in certi momenti non l'ho fatto troppo apposta. Del resto, l'episodio, devo dire che è stato molto lungo. Probabilmente se fosse stato un po' più corto, mi sarebbe piaciuto di più, perché ci sono stati veramente dei momenti di vuoto. Anche quasi. Perché cioè, l'unica cosa che uno vuole vedere è il concerto, alla fine. E nel concerto, alla fine, ne è successo abbastanza. E il prima, cioè, era tutto una sulla questione che, cioè, principalmente ruotato intorno ad Alex, che aveva, si faceva tanti problemi. E l'episodio, sì, diciamo che non è stato brutto. Più che altro perché, no, io sapevo, a parte che non avevo visto gameplay di questo episodio, sapevo che giocare l'episodio di persona è diverso che vedere un gameplay, perché le sensazioni sono diverse comunque. E sì, ci sono una un po' rimasta così, perché Castiel è veramente, cioè, è peggio di quando abbiamo iniziato il liceo alla fine. Sì. È molto, ma molto freddo. Se devo dire la verità, ci ha salutato, ma non capisco perché. Molto, infatti non si capisce molto bene il motivo. Niente, stiamo a vedere come Castiel nel prossimo episodio, sempre ammesso che lo incontreremo. Come abbiamo visto proprio in questo episodio, che con Zaidi c'è stata una scena parecchio comunque intensa per il loro rapporto. È strano la diversa velocità con cui portano avanti vari flirt. Questo sì, questo è molto strano. Mi è piaciuto Morgan,
Morgan sì, ha detto due cose, però quelle due cose erano perfette, okay, a mio parere. Allora, Chani e Morgan sempre al top. Chani l'adoro. Alexi ha avuto un momento che ha rischiato veramente la vita. Il linciaggio, sì. E... Rosa non la sopporto, non ce la posso fare. Rosa ne... ha degli atteggiamenti che sembrano, a volte sono super maleducati, non riesco proprio a mandarla giù. Per il resto, ho detto, un episodio tranquillo. Sì, un episodio tranquillo, dai. Però mi aspettavo una scena finale del concerto un po' più divertente, però non so, ti avevo messo così tanta suspense questo concerto, che alla fine ti aspettavi chissà cosa, ma... No, alla fine è stato giusto. No, è normalissimo stato, perché invece uno si aspettava però qualcosa tipo il botto proprio. Va bene, per il resto è tutto. Buonanotte! Dolcette passanti!